Probabilmente ciascuna di voi, amando il Signore e la sua sequela, più di una volta nel proprio cuore ha chiesto a Cristo di avere la possibilità di essere compartecipe delle sue sofferenze. Ecco, ora il momento è arrivato. Il 17 agosto 1917 le suore decisero di vivere appieno secondo uno statuto monastico e chiesero ad Anna Abrikosova di diventare la loro superiora. Il Santo Padre Pio X li ricevette in un'udienza privata. Ricevettero dal Papa una benedizione per la loro futura attività in Russia. La santità, ripetono. Noi vogliamo che i nostri cattolici siano santi. Il 7 novembre 1917 avvenne il colpo di Stato bolscevico. Nel paese cominciò la guerra civile accompagnata dalla carestia e dal caos. Fin dai primi giorni della propria esistenza, il nuovo potere iniziò la sua lotta contro la religione e l'eliminazione fisica dei credenti. A lode e gloria di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, della Beata Vergine Maria e di San Domenico, noi offriamo in sacrificio la nostra vita fino all'ultima goccia del nostro sangue alla Santa Trinità come sacrificio per la salvezza della Russia. I generi alimentari erano scomparsi da tempo dagli scaffali dei negozi. Il tè era di carote tostate. Il furore...